Ciao, sono Aurora, racconto per immagini e benvenuti a un nuovo incontro con Diversamente, dove il cinema incontra la neuropsichiatria infantile. Dopo aver parlato di disagi in famiglia, torniamo a parlare di rapporti tra genitori e figli e per farlo ci spostiamo in Argentina con un film del 2007 di Lucia Puenzo. La regista ha deciso di raccontare un film che parla di intersessualità. Siamo in Uruguay e Alex ha 15 anni. La storia comincia nel momento in cui la mamma di Alex decide di invitare a casa loro un chirurgo che potrebbe risolvere il problema che, diciamo, affligge Alex da quando era nata. E lei infatti è nata intersessuale, androgina, ha sia componenti maschili che componenti femminili. Il padre di Alex però non sembra molto convinto di questa scelta, egli infatti è stato colui che ha convinto la moglie a non svolgere l'intervento per normalizzare la bambina appena nata in modo tale che potesse decidere proprio lei se essere maschio oppure femmina. È interessante in questo film vedere proprio come ci sono tre principali storyline: la storyline dei genitori che affrontano appunto la crescita della loro figlia che si confronta con l'adolescenza, la scoperta dell'identità da parte della protagonista: sono maschio, sono femmina, che cosa sono? E anche un primo approccio alla sessualità per più di un personaggio. Quello che io voglio farvi notare è proprio cercare di andare a vedere il tema. Quando parlo del tema intendo sempre qual è il messaggio racchiuso all'interno del film. Qui non siamo di fronte al classico film hollywoodiano con la sua struttura in tre atti, all'interno della quale si può avere la sensazione di una conclusione vera e propria alla nostra storia. Eppure, quello che è molto chiaro è il messaggio che penetra all'interno del film. Mi farebbe molto piacere se al termine della visione vi confrontaste. Di cosa parla secondo voi questo film? Qual è il messaggio? E vi voglio dare un indizio. Il messaggio molto spesso all'interno del film è racchiuso nel conflitto tra le forze protagoniste e le forze antagoniste. XXY non è certamente un film dove sono presenti dei chissà grandi antagonisti. È più, diciamo, un ritratto di una situazione. Eppure, diciamo che ci vengono presentati due modelli di famiglia, due modelli di essere genitori. Da una parte abbiamo dei genitori che in qualche modo sono molto sì protettivi, ma allo stesso tempo dediti a far sì che sia la loro figlia a decidere della propria vita. Dall'altra abbiamo delle dinamiche familiari un po' più dominanti, dove sono i genitori a decidere cosa è meglio per i loro figli. In questa ottica, il messaggio si racchiude forse proprio alla fine del film, in una frase che dice la nostra protagonista. XXY è un film che può essere molto duro da vedere, perché c'è un grande indugiare sul fisico, c'è un'esplorazione dei corpi da parte della macchina da presa, cosa che ho notato è molto comune nelle registe donne. C'è un desiderio proprio di comunicare, di restare vicini ai personaggi, nonostante si abbiano a disposizione dei grandi panorami come quelli delle bellissime coste dell'Uruguay. Eppure è un film che allo stesso tempo affronta in modo molto delicato un tema complesso come quello dell'intersessualità, un tema che è ancora più complesso rispetto a quello della transessualità, è un tema ancora più complesso rispetto a quello dell'orientamento sessuale, che forse non tutti lo sanno, sono due cose diverse. L'orientamento sessuale indica l'attrazione che un essere umano prova per un determinato genere, per più di un genere o per il proprio genere, per il genere opposto. L'identità sessuale è il genere con la quale io mi identifico. La maggior parte delle persone ovviamente nascono eterosessuali e cisgender, ovvero rivolti, attratti verso il sesso opposto e si percepiscono con il sesso con cui sono nati. Poi ci sono delle persone che invece sono omosessuali o bisessuali, quindi attratti a persone dello stesso sesso o entrambi i casi, e poi ovviamente ci sono persone transessuali che quindi si percepiscono come il sesso con cui non sono nati. Ma nel caso delle persone intersessuali viene affrontato ulteriormente un'altra questione: che cosa succede se si tende a voler identificare a tutti i costi una persona con uno dei sessi con cui è nata e questa persona invece se li sente entrambi? Quindi questo film parla proprio di questo, parla
della dolorosa scoperta di sé proprio nell'età più critica, che è quella dell'adolescenza, eppure viene affrontato, a mio giudizio, in un modo molto delicato. Raccomando la visione e sono contenta e ringrazio tutti i presenti in sala, perché il vostro essere qui permette di alimentare ulteriormente cultura e confronto su argomenti così complessi. In modo particolare avrete in prospettiva l'occhio di un esperto, l'occhio di una persona che lavora con queste persone anche a confronto con le famiglie, che hanno un ruolo fondamentale soprattutto nell'infanzia e nell'adolescenza delle persone intersessuali. E ringrazio anche chiunque sia presente in sala o chiunque stia vedendo questo video a casa per l'eventuale sostegno che vorrà dare a Eppur Si Muove, un'associazione dilettantistico-sportiva nata proprio per permettere la diffusione di attività culturali e sportive tra persone disabili e persone normodotate. Penso che in sala, su internet, troverete tutte le informazioni necessarie a scoprire di più. Io vi ringrazio e vi auguro come sempre buona visione.